Ciao, sei su Solo Storie Vere e ti do il benvenuto sul mio canale. Se ti piacciono i miei video, supportami con un like ed iscriviti al canale. In questo video analizziamo chi è il dopo Matteo Messina Denaro, chi è il nuovo boss di Palermo. Dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro, nella lista dei latitanti più pericolosi, c'è un altro siciliano. È al secondo posto, dopo Attilio Cubeddu. Si tratta del palermitano Giovanni Mutisi, un classe 1959 ricercato da 25 anni, dal 1998 per omicidi, dal 2001 per associazione di stampo mafioso e stragi. È già condannato a scontare l'ergastolo. Dal 1999 sono state diramate le ricerche in campo nazionale. È inserito dall'Europol tra i criminali più ricercati d'Europa. Secondo le indagini fatte, sarebbe uno dei killer affidati di Riina e tra gli organizzatori dell'agguato al prefetto Dalla Chiesa. Nell'ultima foto, Giovanni Modisi, Upacchiuni, che sta a significare in siciliano il grasso, si trovava alla festa di compleanno della figlia, in un villino vicino al quartiere dell'Uditore, zona dove è nato. Da lì nessuno l'ha più visto, diventato un fantasma. Ma ora che hanno preso il numero uno della lista, l'altro è lui, il pesce più grosso, il latitante più pericoloso della Sicilia e forse d'Italia. Segnalato in Francia per l'amicizia di un boss siciliano di quelle parti. Secondo le indagini potrebbe essere proprio lui a prendere l'eredità di Matteo Messina Denaro ed essere il nuovo capo dei capi. Nelle indagini e negli archivi del GIRL, che è il gruppo dell'Interforze alla ricerca dei latitanti, il suo fascicolo è tra i primi. Infatti vanta un dossier di tutto rispetto, che vede Giovanni Montisi negli anni 90 ad essere un pezzo forte nella Palermo dei Corleonesi, boss del mandamento di Pagliarelli, fino a tempi poco recenti poi, di cui però ha preso il bastone del comando Nino Rotolo. Come detto prima, condannato nel 98 per omicidio, poi nel 2001 per stampo mafioso e infine nel 2002 per strage. Quando nel 1999 perquisiscono la sua villa, tra l'altro non lontana da quella di Totò Riina a via Bernini, hanno trovato dei pizzini scambiati con sua moglie, Caterina Pecora. Secondo il pentito Calogero Canci della Noce, Motisi faceva parte della commissione che discusse l'omicidio del prefetto Dalla Chiesa e che in quella riunione Giovanni Motisi era in compagnia di Antonino Madonia, Raffaele Canci, Francesco Paolo Anselmo, Giuseppe Giacomo Gambino, Pino Greco Scarpuzzedda, Vincenzo Calatolo, Antonino Rotolo e Giuseppe Lucchese, Lucchiseddu. Tutta gente di alto profilo, insomma. Giovanni Motisi è stato praticamente un killer di ottima fama, forse uno dei preferiti da Totò Riina. Poi gli investigatori lo hanno associato all'ala moderata di Provenzano. L'ergastolo inflitto nel 98 nei suoi riguardi è frutto dell'omicidio del commissario Beppe Montana nel luglio del 1985. Ha vissuto in pieno la Palermo diventata come Beirut in quegli anni, che ha visto i corleonesi scagliarsi sui mafiosi palermitani, compresi figli, nipoti e familiari, tra gente ammazzata senza pietà e altri spariti per sempre. Modisi era già un giovane sicario promettente e l'omicidio del commissario Montana mirava al fatto che Montana aveva costruito la sezione Catturandi, che per la prima volta voleva dire che c'era un gruppo dedicato a tempo pieno alla caccia di questi mafiosi latitanti. Sezione Catturandi, come
costruita insieme al vicequestore Ninni Cassarà, che verrà anche lui ucciso la settimana successiva. Lì, nell'estate del luglio del 1985, un comando di sicari dei Corleonesi andava a Porticello e uccise senza pietà il commissario. Di questo comando faceva parte anche Giovanni Montisi, giovane spietato killer mandato dalla cupola dei Corleonesi e già affidato braccio armato. E poi da lì, da 25 anni, un fantasma. Forse il nuovo padrino di Cosa Nostra. Grazie di avermi seguito fino a qui. Se ti piacciono questi contenuti, fai un giro sul mio canale, lascia un bel like ed iscriviti. Per me fa tanta differenza. Spero di vederti presto nel mio canale.